Plurima Mundi da Taranto, buonasera ragazzi. Credo, vediamo se questo funziona. Oppure ci passiamo questo qui. Allora, Plurima Mundi, una delle band che si esibiranno questa sera all'Auditorium Testori. Il loro nuovissimo disco si chiama Percorsi, un album di ottimo progressive italiano che ha avuto una bella affermazione all'estero. Ancora negli ultimi tempi mi raccontavano i ragazzi che fioccano recensioni, interviste, richieste quindi di contatto, perché insomma solitamente il rock progressivo italiano ha per l'appunto questa peculiarità di essere particolarmente apprezzato all'estero. Massimiliano Monopoli, che è il fondatore del gruppo, nonché violinista. Partiamo da Plurima Mundi al FIM. Beh, è una bella esperienza, una bella sensazione. Siamo qui da ieri, molta musica di vari generi, per cui la cosa bella è non etichettare la musica, per cui va tutto bene, molto bello, e cose del genere dovrebbero essercene molte di più in tutta Italia. Grazie mille. Allora, facciamo un percorso rapidissimo in quella che è la storia del gruppo, perché questo nuovo disco Percorsi, che è uscito di recente, il loro secondo album, il primo si chiamava per l'appunto Atto Primo, disco interessantissimo ma molto diverso poi da questo secondo album. Ce lo facciamo raccontare da Grazia Maremonti, che è la cantante storica del gruppo. Questo? Sì, un percorso diverso, se dobbiamo usare la stessa parola. E da Atto Primo sono passati un po' di anni, circa 8 abbondanti, e 9, ecco. E da Atto Primo a Percorsi c'è un bel pezzo di strada, di cambiamento, che abbiamo fatto tutti, e io per prima nell'affrontare i brani. Ho provato insomma ad entrarci dentro davvero. Magari nel primo mi sentivo un po' più distaccata, un po' più lontana, perché poi il nostro nome Plurima Mundi rimanda alla eterogeneità dei mondi dai quali noi proveniamo come musicisti, e quindi per me il genere era nel primo album nuovo in un certo senso. Questo ho avuto un tipo di approccio differente e nei contenuti dei testi e proprio nella composizione musicale, che mi ha coinvolto particolarmente. Quindi la differenza per chi ascolta tutti e due gli album è sostanziale. Il gradimento c'è stato in ambedue i casi, ma quest'ultimo ha avuto veramente riscontri lusinghieri, e quindi sono assolutamente contenta e onorata insomma di far parte di questo progetto, che spero avrà l'atto terzo, senza voler dare un titolo all'album, però insomma già le idee ci sono, quindi si cammina in continuazione, non ci si ferma, perché quella è la strada comunque per continuare ad avere idee, creatività e composizione, insomma, per chi la fa. Nel precedente disco, in Atto Primo, c'era come special guest Lino Veretti degli Osanna, voce storica del progressive italiano. Invece in Percorsi il gruppo ha voluto fare tutto da sé, per cui concentrarsi un po' su quella che è la propria personalità. Accanto a Massimiliano e a Grazia c'è un terzo membro fondatore, che è Massimo Bozza, di cui prima ammiravo delle fantastiche calzature. Mi diceva spesso Massimiliano che molti dei brani di Plurima Mundi nascono proprio sulla base del tuo basso, sono scritti proprio per quel tipo di basso. È stato pensando un incidente, purtroppo non volevo, è capitato, però comunque le composizioni sono tutte di Massimiliano. E niente, la cosa mi fa piacere e continuo a divertirmi. Passiamo la parola anche, facciamo a Silvio, sì. Giusto, Silvio Silvestri. Buonasera, che è la new entry, uno dei nuovi membri di Plurima Mundi, nel senso che i loro tre sono i tre fondatori, poi ci sono state nuove energie, vecchi. Come sta questa esperienza con Plurima Mundi? Oh, bellissima, per me questo percorso con i Plurima Mundi è stato e continua ad essere una palestra di crescita, di stimoli creativi, insomma è sempre un piacere suonare, condividere il palco con loro, ecco.
Facciamo un'ultima battuta con Massimiliano per presentare un po' quello che succederà sul palco questa sera. Voi come Plurima Mundi state facendo concerti ben mirati, con un repertorio ben preciso. Questa sera cosa vedranno gli amici del film? Stasera più che vedere sentiranno l'ultimo CD Percorsi, che faremo in maniera molto più galoppante, ecco, diciamo così, per rientrare nei tempi che ci sono, insomma. Per cui lo faremo in versione integrale, e sperando che possa piacere. Noi siamo qui per promuovere, ecco, questo prodotto su cui ci abbiamo creduto molto sin dall'inizio, ma che abbiamo visto che ha avuto un grande seguito in Italia, in Europa, all'estero, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Ora diciamo che viene il difficile, che sarà quello del dopo concerto, perché vedremo cosa faremo nel prossimo futuro. Tra l'altro volevo approfittare per ricordare che è da poco uscito un libro francese dedicato al progressive italiano, dove voi siete tra i vari gruppi presenti. Prima abbiamo incontrato lo scrittore, colui che ha scritto il libro, Louis Denis, che è stato un incontro molto simpatico, e ci ha fatto un grande onore, perché ci ha messo prima di un gruppo che si chiama PFM, guarda un pochettino, insomma. Per cui, ma in tutti i casi è uscito anche un altro libro in Canada ultimamente, in cui si parla di noi, e poi un libro in Italia di Max Salari. Per cui quest'anno abbiamo fatto un tris anche nei libri, e questo ci fa piacere, molto piacere. Anche sulle pagine gialle, sì, ovviamente. Sì, saremo anche nelle pagine gialle delle varie città, insomma, va bene. Va bene, grazie mille a Massimiliano Ponopoli, Plurima Mundi, li ascolteremo fra poco in concerto in Auditorium Testori. Plurima Mundi, grazie. Grazie.